Allora, vediamo di andare un po' veloce. Vi ricordate che nell'hall vi ho fatto vedere queste maschere, soprattutto questa della AHC, Aesthetic Hydration Cosmetics, della Vitalmedica, è un brand coreano. Ho ricevuto due tipi di maschere. Questa, che è semplicemente Hydra Soother Mask, è questa qua. Ma era questa di cui volevo parlare con più attenzione, perché questa maschera è in pratica prodotta con lo stesso sistema che Estée Lauder ha prodotto l'Advanced Night Repair Concentrated Recovery Power Foil Mask. Questa maschera di Estée Lauder contiene tutti gli ingredienti del Night Repair Mask ed è costosissima, considerando che quattro maschere, 4D maschere, sono a foil. Costano circa $80. Qualche mese fa ho avuto l'occasione di provarne una. Cosa succede? Che questo brand coreano che produce maschere e sistemi da tanto tempo, da diversi A anni, ha creato creare. questa, che ha lo stesso principio. Il principio è che la maschera, qui vi faccio vedere i pezzi che ho utilizzato e che vedrete a seguire. Il principio è che sono due pezzi, questa è la parte superiore e questa è la parte inferiore. Ok? La bontà sta nel fatto che innanzitutto, quando le togliete dal loro sacchetto, sono molto inzuppate, molto imbevute, ma non cola nulla perché la sostanza è anche molto gelatinosa. Sono salvaguardate da questa retina, quindi si toglie la retina e questa parte interna è molto spugnosa. È imbevuta di quello che contiene, che è innanzitutto collagene al 50%, no, acido ialuronico al 50% e collagene, e poi ha una serie di ingredienti molto interessanti che sotto certi aspetti sono migliori di quella dell'Estée Lauder Night Repair. Cioè, per chi ha bisogno di guardare bene l'inci, eccetera, eccetera, questi del brand coreano sono migliori. Loro cosa hanno copiato? Il concetto del foil. In questo caso loro ce l'hanno dorato, questo brand l'ha messo dorato, mentre quella di Estée Lauder è argentato. Questo foil cosa fa? Fa sì che la maschera rimanga adesa, va bene, al viso, adesa, sì, vabbè. E soprattutto non fa evaporare il prodotto, per cui la parte idratante rimane sempre attaccata al viso e reclama anche un effetto di calore. Tant'è che questa maschera loro consigliano, qui per l'appunto, di metterla nel frigorifero per qualche minuto fin tanto che questo bollino non venga su verde. Al momento che viene verde si mette sul viso estremamente pulito
emana un senso di calore, lentamente si sente, si percepisce un senso di calore. Non è una maschera da fare, usa e getta, ma è un proprio trattamento, un vero e proprio trattamento di bellezza. Ecco, questo brand coreano esiste dal 1999, che qui in Asia, insomma, è una cosa abbastanza assurda. Vi lascio a quello che ho fatto alla mia prima posa in opera ed ho veramente solo pensieri estremamente positivi su questa maschera, perché è veramente incredibile ed eccezionale. Io qui delle altre review, ma insomma, quello che voleva fare e che promette di fare, fa. Guardatevi la mia prima posa in opera, se avete pazienza. Adesso la metto nel frigo perché questo deve diventare verde. È diventato verde, anche se qui si vede poco. A vederla. È composta da due pezzi. Ecco, consigliano. Dunque, dove c'è un layer in tessuto, poi c'è un altro strato e poi c'è questa parte dorata. Questa parte dorata. Ecco, ha lo scopo di mantenere calda la maschera. Contiene una soluzione del 50% di acido ialuronico e l'effetto dovrebbe essere di calore. Adesso la tengo in posa e torno dopo. Eccomi qui. Allora, l'ho tenuta su 30 minuti perché non sono... Devo chiedere quant'è esattamente il tempo di posa. Quello che ho sentito un po' di calore, il fatto che c'è questo foil qui, evita l'evaporazione della maschera. Quindi un po' di calore. Ho letto che c'è acido ialuronico e collagene. Tiene voglia di lasciarla ancora per tanto tempo, ma ecco, questa sensazione di calore sul viso, ma allora. Pratica ce n'è ancora, sì. Questa potrebbe andare. Devo vedere esattamente. Mamma mia. Facciamo queste. Qua. Sembra un po' ancora appiccicosa,
proprio un trattamento di bellezza, non è certamente una di quelle maschere che... di quelle cose veloci che fai di corsa, no? È una di quelle maschere che... voglio portarvi alla luce naturale, rimpolpata, oggi c'è troppo meravigliosa. Sì, è proprio un vero e proprio trattamento di bellezza, non è una maschera, ripeto, non è una maschera di quelle idee. Vai di fretta. Non si spreca niente. Niente, è una cosa veramente eccezionale. Mamma mia. Perché si ero rimasta senza parole, che non riuscivo proprio a dire nient'altro. Io credo che per pelli mature, per pelli secche, da normali e secche, soprattutto per pelli mature, è la maschera. Cioè un trattamento così rigenera proprio la pelle, la tonifica, la idrata. Cioè io la mattina dopo mi sono trovata... non ero gonfia, ero rimpolpata, tonica, meraviglioso. Quindi cerco di mettervi nell'info box tutte quelle che sono le informazioni e se potete reperirla ve la raccomando di cuore, e anche con i prezzi vari, insomma. Ok, un bacio, grazie, buona giornata.